Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo su un gioco tanto amato dai fan di Crash, ovvero Crash of the Titans per il cellulare. Comunque, allora dai, a me questo gioco sinceramente piace. Ok, cambio di programma. No, sapete perché? Ora ve lo dico. Perché se faccio nuova partita in Crash of the Titans, si resetterà tutto, no? Essendo diventato il campione mondiale di quel gioco, che sono stato l'unico, ripeto l'unico, a riuscire a prendere tutto oro in tutti i livelli, perché ci ho sudato, sinceramente, per completarlo tutto. Sono giochi da non sottovalutare questi due comunque. Questo penso che sia anche più bello dell'Of the Titans. Il fatto stesso che le musiche cambiano, no? Anche la grafica, perché ci sono giochi del telefonino che fanno pietà, non so se l'ho detto prima. Ho scelto di non farlo in live questo gioco, perché in live durerà in meno di un'ora. Un minuto, mio Dio, non era neanche un gioco. Comunque, i frutti Wumpa in questo gioco non servono né per ripristinare l'energia né per comprare tipo gli attacchi. Servono, adesso ve lo dico, per fare le mosse da karate proprio. Oh, abbiamo finito il primo livello. Oddio, succede qualcosa. Dobbiamo sconfiggere subito Cortex. Cioè, ci mettono un boss già. Vabbè, questo qua. Il boss non so neanche tanto difficile alla fine. Dobbiamo soltanto schivare un po' di roba. Che una volta che. Oh, ma quanti missili! Ok, finita la musica e tace per sempre proprio. E ci schiaccia, ci schiaccia? No, ovviamente no, perché sennò non era un gioco per bambini. Sennò era troppo violento. Ci sta dicendo vai, uccidimi. Vabbè, alla fine dobbiamo soltanto premere 5 quando ce lo dice, non è niente di speciale. E abbiamo perso. Vabbè, praticamente, grazie a Crash, perché ha fatto lo stupido, da sua volta il nostro acerrimo nemico ha catturato, non catturato, ha ipnotizzato tutti i Bandicoot, rendendoli cattivi, ma non ce ne frega niente, noi anche se non li salviamo, la storia va avanti, uguale, non cambia nulla. Ecco, ci sono delle rampe in questo gioco, cioè in questo gioco, a differenza dell'Of the Titans, non fai solo destra e sinistra, ma ci sono proprio è un vero e proprio gioco di Crash. Cioè, se fosse uscito per Game Boy sarebbe stato lo stesso. Io li ritengo veramente dei titoli, comunque questi. Trovatemi un gioco per telefonino più bello di questo, dai. Eccola qui la nonna di Cortex, probabilmente. No, ma questa non è la nonna di Cortex, questa qui è quella dei Looney Tunes. Raga, ho appena scoperto che la nonna di Cortex è la vecchietta dei Looney Tunes. Ah, ho capito. Ora si spiega anche perché è giallo. Non è neanche un Simpson. Cortex è Titti. Titti versione umano. Difatti Titti è un maschio. Oh mio Dio, raga. Mamma mia, quante cose che si scoprono con Pix. Ok, Crash improvvisamente è diventato Super Mario. Bella, questa parte della soundtrack mi piace un casino. Sentite, sentite. Bella. Eccolo lì. Questo, ecco, grazie. Questo è un Bandicoot ipnotizzato. Ma se non lo liberiamo, non succede nulla. Però no, lo facciamo perché siamo bravi. Grande. E sparisce, è morto, esploso. Ma Crash non è un eroe. Crash sta ammazzando un Bandicoot. Che cavolo stai facendo? Ah, la testa. Ma non vedi, ci sono le spine. Ecco, questo è un riferimento anche a Crash 1. Dai, le isole. Tre isole. Un altro riferimento di Crash 1 è quel cuoricino con C e T, che non significa Catania o Crash to Insanity, ma praticamente sono, almeno io penso sia così, C di Crash e T di Touna. Dai, non può essere altrimenti, ragazzi. Secondo me è così. Oh, ecco le scimmiette.
Queste scimmiette, raga, sono di un fastidio. Ora non ci ha fatto niente, vabbè, ma ci tirano a volte dei sassolini che sono peggio dei nemici stessi, peggio dei mutanti che andremo a incontrare. Guarda, questi niente in confronto a delle pietre. Io lo ucciderò. Lo ucciderò morto. Tipo con una roccia o roba simile. Tipo con una pietra. Però non è brutto, eh. Secondo me un colpo. Ma così deboli. Non me lo ricordo così deboli, sinceramente. Anzi, no, vabbè, perché siamo nei primi livelli, ragazzi. Ecco, quando ci sono queste siepi così, vuol dire che c'è qualcosa di nascosto. Eccolo qui, Aku Aku. Bravo, hai appena trovato una maschera Aku Aku. Perché non era lì con te in questo momento, proprio no? Allora, Aku Aku ci serve per questo qua normale, quello che abbiamo preso adesso. Serve, oddio, che serviva? Mi sembra per la difesa. No, no, ci ha dato un cuore in più, se vedete. Quindi sì, ci ha aumentato l'energia. Scusate se alcune cose non me le ricordo, perché è dall'anno scorso che non ci gioco. No, vabbè, ma non è uno di quei giochi che facciamo spesso, dai. È un gioco per telefonino. Poi ci sono quelli dorati che ci potenziano proprio di potere. No, diventiamo più forti. E qui panda pure. Panda su malefici. Poi la chiave. Ecco qui, abbiamo trovato un pezzo di chiave. Un altro pezzo di chiave e apriremo una porta. Bello, questa soundtrack è figo. Mi piace che hanno fatto la cosa al buio con una soundtrack diversa. Ecco qua già. Vedete che sono un po' maligne queste scimmie qui. No. Eccolo, vedete? Ora quello là non lo possiamo prendere perché ci serve un mutante più grande. Il mutante della terra. È bellino sto livello però. Questo penso che sia pure un altro riferimento a Crash 1. Ovvero con la manina monca lì di Slippery Climb. Ok, qua perdo perché ci sono le scimmie, ve lo dico. No, mi piacciono le ambientazioni. Il fatto stesso che non è neanche monotono per essere. Il fatto stesso che abbiano messo alcuni particolari come quella lucciola. Potevano anche non metterlo. Quegli occhi là. Come ci sei finito là dentro? Spiegami comunque. Aia. Vedete queste scimmie? Io non le sopporto. Sono uno dei personaggi più odiosi dell'intero gioco. Grande. Qua non mi ricordo sinceramente dove era il segreto. Perché in ogni livello ci sono i segreti. Ovvero quello degli Aku Aku più il kimono per potenziare la nostra mossa di karate. Ah, mi sembra che il kimono è qua sotto. Ti devi levare. Visto che sono già più resistenti le scimmie. Prima con un colpo l'abbiamo ucciso. Questo già. Vediamo se era qua, non me lo ricordo. No, non è neanche qua. Non mi ricordo dove è il kimono. Scusatemi, perdonatemi. Tanto più avanti lo prenderemo, raga. Perché voglio completare sto gioco al 100%. Una volta che lo sto portando come gameplay. Ok. Vai, vai con le cose di fatte con Oh, eccola qui la chiave e subito il boss. Il primo, effettivamente, vero boss del gioco. Eccolo. Non c'è nessuno, Crash, te ne puoi andare, vai su. Troppo tardi. Vai, Crash, è il tuo momento. No. Ma Crash, non servi a nulla. Dai, dopo il boss, comunque, io direi di fermarci. Aia. Oh. Come ti permetti, eh? Ok, questo boss però è un po' severo, eh. Oddio, però non sapevo che... c'era l'inganno. Ah, troppo facile, se no. Ecco, questo attacco, aia, lo useremo quando cavalcheremo lui. Sì, perché una volta sconfitti i boss possiamo cavalcarli. E quale miglior modo se non con il solletico? Sì, sconfiggeremo tutti i boss con il solletico, ragazzi. Non ha un bel minimo di senso, ma è così. Anche Cortex, spoiler però. Ecco, poi dal nulla spuntano le liane, quindi non era lui a lanciarcene, proprio
spuntano dal nulla, a quanto pare. Con i denti. Vado al dentista. Oh, perfetto. Ancora con la piuma. E grande, abbiamo sbloccato questo mutante. Possiamo prenderlo quando vogliamo, quasi, se non quelle parti strette. Grande, abbiamo vinciuto! Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua. Ok, ragazzi, questo era la prima parte di Crash Bandicoot, l'isola mutante. Penso non l'abbia mai portato nessuno come gameplay, per questo lo sto facendo, voglio essere un pochino originale. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi. Volevo soltanto farvi vedere questa figaggine. Oh! Non vedo più niente.